per l'ultima volta questa stagione, la sigla più amata dai pet più strambi del pianeta. Eccola, sta cadendo neanche nell'ultima puntata. Non cadrà. Però agile. Agilissima. Buonasera. Buonasera a lei. E benvenuti all'ultima puntata di questo unico, raro, incommensurabilmente bello, richiesto da più e più reti mondiali, appuntamento con le stelle. La settimana che va dal 25 al 31 luglio si caratterizza da un'ondata, un'ultima ondata di caldo torrido, amici pet. Poi potrà soltanto che peggiorare. Però forse avrete le zampette a mollo in qualche bagnarola. Beati voi. Forse. Se invece vi tocca la seconda settimana di vacanze, dovete sopportare ancora qualche giorno di fisiologica stanchezza prima del grande riposo. Però potrete godere dell'aria condizionata, cioè a chi piace, dell'ufficio vuoto per poter fare festini a tema serie TV. Così. Ma perché? Ma che ne so? Ho paura. Cioè, vabbè, andiamo avanti. Ti immagini tutti travestiti da la cuccia di carta? La cuccia di carta. Oppure How I Bow Your Mother. Bella. Oppure quella bellissima Bountiful. Solo che lì quella... però Praca che è vicino sì. Vabbè, a ma Londra, io sono autorizzata a fare queste cose. Solo che lì ci vogliono tanti animali a Bountiful, perché sono tutti diversi, c'è un casino, poi incesti, cose varie, quindi ma noi saremo soltanto quattro gatti in ufficio, quindi niente. Questa settimana, grazie all'arrivo di serotonina in pillole, i nostri amici pet si sentiranno particolarmente di buon umore e goliardici, complice anche lo spirito goliardico che si respira l'ultimo giorno di scuola o l'ultimo giorno della puntata di Pronto Pet. Ecco che scopriamo i pet più buon temponi della settimana. Ah, peraltro scusa Martina, quindi se sarete quattro gatti mi stai dicendo che a NSL stiamo per assumere tre tuoi parenti? No, non ce ne ho così tanti, okay. Però sì, vabbè. Vabbè, sì, avanti. Comunque sì. No, non sono così. No, vabbè. Andiamo avanti. Al terzo posto troviamo gli amici del segno Koala. Amici del segno Koala, mamma mia, quante... Ma cos'è? Ma perché? Amici, quante risate mentre giocate a nascondino. Come tutti sapete... Sì, ma quello... No... Allora, uno, quello non è un koala. No, oh, guarda, ci sta il koala. È un procione. Ah, vabbè, un procione. Vabbè, amici del segno koala, procione. Quello è un procione con in bocca versata. Vabbè, con quel consiste... koala so io. No, guarda che... consiste... state giocando a nascondino. Come sì. Tutti sapete, il famoso gioco che insegna ai più piccoli pet a sfuggire alle grinfie del dottore. Consiste nel mangiare una busta di mozzarella di bufala calde e poi nascondersi in solo 17 secondi. Va bene. Vince chi riesce a non farsi trovare pur avendo il mal di pancia. Sì. Davvero divertente. Ma non in questa sessione, immortalato dal nostro amico fotografo Ala, ormai facciamo finta che è un koala. Sì, certo. Ala, per gli amici koala. Vediamo un piccolo esemplare di Koala versanus. Specie protetta dal WWF dal 1745, sì. Che purtroppo però viene trovato per primo e quindi deve affrontare la penitenza delle penitenze. 20 ore di diretta non stop, sì. In cui deve commentare le Olimpiadi di apnea subneve, che ricorderete è una famosa disciplina riconosciuta dall'EISPF, che è l'ente internazionale. Mi manca dei solo pet quello. Fasulli pronto vet. Questa settimana, grazie all'arrivo di Bifidus acti regolari in Giove, cari amici del Koala versanus, riuscirete a sopravvivere al gioco. Non dovrete affrontare la diretta di apnea subneve, no. Mangerete più e più buste di mozzarella di bufala, vi nasconderete e il vostro stomaco non farà come una canzone dei Blur. Non verrete trovati e vincerete quindi il campionato mondiale di nascondino. Parola di Francesco Amadori e anche di Alessia Marcuzzi. Perché di Alessia Marcuzzi? Non lo so. Ma perché Bifidus acti regularis. Ecco. C'è sempre un motivo. Beh, al secondo perché posto... rispondi, non lo so. Vabbè, ma perché io mi ricordo di essere capito così. Capito. Al secondo posto della classifica dei più buon temponi della settimana troviamo gli amici del segno scimmia. Non è possibile. Amici del segno scimmia. Vabbè. Anche voi sulla vostra fiammante verde Yamaha. Non riuscite a star dietro alla vostra stessa comicità? Siete un fiume in piena di battute? Il vostro compagno di sella non ce la fa più a viaggiare con voi. Ad ogni semaforo è una battuta più esilarante dell'altra. Tipo, che cosa ci fa un asino sui binari di un treno?
deraglia. Ah, deraglia, sì. Oppure il colmo per una gallina con la febbre? Fare le uova sode. O ancora, la sapete la barzelletta più corta del mondo? No. È già finita. Ah, sì. No, no. Questo particolare esempio di scimmia Ridens è davvero un personaggio di avanspettacolo, come cantava Wanda Osiris: ridere, 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 Aversanus Ridens, che ridere mi fa. No. State attenti però, amici del segno scimmia, perché questa settimana, a causa dell'arrivo di patente e libretto, rischierete di essere fermati dalle forze dell'ordine. Sì, perché tutto quello sghignazzare ha disturbato in effetti la quiete pubblica e gli abitanti della famosa cittadina della Fantasavana hanno denunciato la cosa. Quindi attenti a voi, amici del segno scimmia, rispettate i limiti di velocità, rispettate i semafori, sì, e smettete soprattutto con queste battute, perché veramente non fanno ridere nessuno. Vabbè, non le faccio più, va bene. Il mio commercialista oggi era molto triste. Perché? È partita IVA. Al primo Sorrentino mi guarda schifato. Cioè, hai capito? Detto Sorrentino, perché come se avessi fatto la maratona delle Olimpiadi subneve, cioè sono stanco. C'è il cane che è morto. Ah, c'è il cane che su questa battuta, il cane è morto. Vabbè. Non reagisce. Al primo posto della classifica dei pet più buontemponi troviamo gli amici del segno orso. Ma perché? Ma basta! Amici, ma basta del segno orso. Ma poi devi vedere il collage, cioè proprio sì, bello, bello, fatto bene. Bello. Amici del segno, voi direte: ma perché proprio io in questa classifica? Io che amo stare in disparte, isolato da tutti e da tutto. Ecco perché, forse perché avete un po' esagerato. In questo momento, immortalato dal nostro fotografo di fiducia, stai là un po' più a destra di nome e un sorriso bellissimo, stupendo sorriso di cognome, che è in giro per nome il facilissimo. È facile. Che in giro per il mondo per noi, soltanto per noi di Pronto Vet, facciamo un applauso per favore a tutti i fotografi che hanno fatto 46 foto in giro per il mondo, soprattutto a stai là un po' più a destra e un sorriso bellissimo, stupendo sorriso. Grazie ragazzi. Ecco, grazie al nostro fotografo possiamo commentare il momento in cui una specie di aversorso fa la conta famosa: amin blesicu te lamble, beccati sto schiaffettino e ti ricorderai di me. Scusa, che conta è? Da dove amin vieni? Amin blesicu te lamble, beccati sto schiaffettino e ti ricorderai di me. Ma cuci, che bel pancino, questa è la conta di zio Paperino. Dove si fa questa conta? A Pescara, ragazzi, a Pescara si fa. Lo so, ho avuto un'infanzia. Sto brutta. Morendo dal ridere vedendo la faccia che fa il dottor Sorrentino. Questo è il messaggio che è arrivato ora. Cioè, andiamo. E siamo in ritardissimo. È l'ultima puntata. Fa questo cuci cuci. È come cuci. Andiamo. E lo fa questo cuci cuci, questo schiaffettino. Ha un piccolo esemplare di canizzorso selvatico. Mentre un esemplare di mengorsa, che è la mengorsa, si prepara lo stretching mattutina della seduta di Pilates. Il motivo per cui tutti sono insieme nella stessa zona selvatica di mattina è oscuro pure alle stelle. Però si sa che le stelle dell'oroscopetto non mentono mai. Questa settimana, grazie all'arrivo di Ferro in Plutone, sarete in fissa con una canzone che fa: eri come loro, ora sei come l'orso. Che anche in questo caso non se la ricorda neanche, cioè l'ha scritta, eri come ma non loro, ora sei come loro. Ora se la ricorda. Che anche in questo caso non è chiaro perché abbiate in mente questa canzone e che cosa vi servirà, però è scritto così nelle stelle. Nelle stelle. A prescindere dalla classifica di questa settimana, le stelle dell'oroscopetto vi augurano delle felici vacanze. Che voi andiate nella savana, a Torvaianica, nel bagno, nel lago, nel balcone di casa, non è importante. L'importante è che vi ricordiate di ricercare, assaporare e proteggere dei piccoli momenti di rilassatezza, di gioia e di amore verso voi stessi, ma soprattutto verso le persone che vi circondano e che amate. Quindi mangiate e bevete. Quando sentirete da lontano un ricordatevi che è la vostra astrologa di fiducia a salutarvi. Ciao! Grazie Martina, facciamo un applauso a Martina. Brava, brava, brava.